Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di obesità e affronteremo questo argomento insieme alla dottoressa Margaret Martino. La dottoressa è gastroenterologa ed endoscopista operativa e lavora presso l'unità operativa complessa di endoscopia digestiva del Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma. Buonasera dottoressa e benvenuta. Buonasera a voi e grazie dell'invito. Grazie, grazie a lei dottoressa. Quindi oggi affronteremo l'argomento obesità. Cosa si intende dottoressa per obesità e come mai l'obesità viene definita una malattia? Allora, per obesità si intende un accumulo patologico di grasso corporeo che però determina conseguenze anche importanti sullo stato di salute e sulla qualità della vita. Non è quindi soltanto un fattore estetico, ma una vera e propria malattia che può comportare l'insorgenza anche di quelle che noi medici chiamiamo comorbidità, la pressione alta, il diabete, le apnee notturne, problemi cardiovascolari. Non solo, ma le ultime evidenze scientifiche vedono una diretta correlazione dell'obesità anche con l'insorgenza di alcune patologie tumorali, per esempio per quanto riguarda il fegato. Questo vuol dire quindi che l'obesità appunto non è soltanto meramente un fattore estetico, ma è una vera e propria malattia. Esiste un indice per classificare l'obesità e questo indice si chiama indice di massa corporea, BMI. È un che si ottiene attraverso un calcolo che prende in considerazione l'altezza, il peso e il sesso del paziente. Naturalmente, alto il BMI, e maggiore è il grado di severità dell'obesità stessa, per cui riconosciamo un'obesità di prima classe, un'obesità di seconda classe e un'obesità di terza classe. Quindi abbiamo una classificazione dell'obesità dalla più grave alla meno grave. Come si cura, dottoressa, l'obesità, visto che è una malattia? Allora, lo scopo della terapia per l'obesità è quello di ottenere un calo ponderale, riducendo il numero di calorie indotte con l'alimentazione e portandole al di sotto del numero di calorie che il nostro fisico invece spende con l'esercizio quotidiano. Questo scopo si può ottenere con vari metodi. Il metodo di prima linea, cosiddetto, o il primo metodo è quello di tipo dietetico, ovvero la modifica del regime dietetico in un regime dietetico cosiddetto calorico che poi deve essere dato ad un aumento dell'attività fisica. Il secondo aiuto a cui il paziente può ricorrere è anche un aiuto tipo farmacologico, ovvero esistono dei farmaci che sono in grado di agire sul trattamento dell'obesità e questo naturalmente è relegato a delle figure specialistiche che siano in grado di individuare non solo il paziente giusto a cui rivolgere l'aiuto di tipo farmacologico, ma anche il farmaco giusto. Perché poi da questi farmaci a nostra disposizione sono i più diversi e con le modalità di azione indicate. Naturalmente, più il grado di obesità è severo e patologico, più l'approccio è un approccio magari combinato, che non richieda solo la dietoterapia, ma che richieda magari anche un aiuto farmacologico o addirittura il fatto di dover ricorrere a un team cosiddetto multidisciplinare, ovvero il paziente viene valutato a 360 gradi dalla nutrizionista, da uno psicologo, da un endocrinologo e perché no anche da un chirurgo o un medico gastroenterologo endoscopista. Questo proprio perché l'obesità è una patologia complessa, è una patologia multifattoriale e nei gradi, diciamo così, più severi il solo aiuto della dieta o il solo aiuto dei farmaci può non essere sufficiente. Basti pensare che nel team cosiddetto multidisciplinare c'è una figura come lo psicologo, cioè una figura che deve poi aiutare anche il paziente a rimodulare non solo il proprio stile di vita, ma anche il suo approccio magari con il cibo. Naturalmente, nei casi più gravi si può correre a GIA. Dottoressa, che cosa intende quando dice che nei casi più gravi si può ricorrere alla chirurgia? Allora, intendo dire che anche il paziente ben seguito può purtroppo non rispondere a dietoterapia.
e realmente nei casi severi di obesità, parliamo di un'obesità di secondo grado, di terzo grado, esistono anche delle opzioni chirurgiche. La chirurgia in questo momento è il gold standard per il trattamento dell'obesità, quindi è il trattamento di riferimento per tutti quei pazienti che non rispondono ai trattamenti dietoterapici. Naturalmente la chirurgia stessa riconosce però delle fasce ben precise di pazienti a cui può essere rivolta, e queste fasce di pazienti vanno o ai pazienti che hanno un'obesità con un BMI superiore a un'obesità severa di terzo grado, o pazienti con un BMI di superiore a 35 con le cosiddette comorbidità, come abbiamo visto all'inizio, cioè il paziente obeso che ha un BMI superiore a 35 che ha anche ipertensione piuttosto che diabete, piuttosto che problemi cardiovascolari. Purtroppo però questo che è un trattamento in questo momento considerato di elezione è un trattamento che lascia fuori tutta una serie di categorie di pazienti che possono essere, per esempio, si dice over 65, cioè che hanno più di 65 anni, piuttosto che i pazienti che non hanno un'obesità grave, per esempio i pazienti con un BMI superiore a 30, quindi con il sovrappeso / obesità lieve, sono per esempio quelli che non possono, ad esempio, ricorrere alla chirurgia laddove fallissero i trattamenti dietoterapici. Quindi, dottoressa, abbiamo visto che ci sono dei pazienti che sono obesi che comunque non possono accedere alla chirurgia. In questi casi la soluzione qual è? Cosa devono fare questi pazienti? Allora, sì, è correttissimo. Abbiamo appunto detto che non tutti, diciamo così, non tutte le fasce di pazienti sono candidate al trattamento chirurgico ed è il motivo per il quale negli ultimi anni l'interesse si è rivolto a tutte quelle tecniche cosiddette mini-invasive e quindi non chirurgiche che potessero comunque aiutare il paziente nella gestione della dietoterapia. In questo senso l'endoscopia ha un grandissimo potenziale. L'endoscopia infatti ha la possibilità di offrire tutta una serie di trattamenti, da quelli più conosciuti a quelli meno conosciuti, che possono funzionare sia da ponte per la chirurgia sia da trattamento primario. Cosa vuol dire? Vuol dire che in questo momento l'endoscopia può offrire trattamenti mini invasivi che possano aiutare il paziente a perdere intanto più peso prima di arrivare comunque all'intervento chirurgico, oppure esistono gli endoscopici che fungono da trattamento primario, cioè a cui il paziente ricorre proprio perché non ha indicazione, per esempio, alla chirurgia, ma vuole comunque perdere peso ed essere aiutato nella sua gestione della dietoterapia. I trattamenti endoscopici spaziano da quelli più noti come il palloncino intragastrico a quelli meno conosciuti come la gastroplastica verticale endoscopica. Bene, dottoressa, quindi approfondiamo questi trattamenti endoscopici. A chi si rivolgono e quali sono? Ma lei già ci ha detto che sono di due tipi, a quanto pare. Allora, iniziamo col parlare dei trattamenti un pochino più conosciuti, ovvero i palloncini intragastrici. I palloncini intragastrici funzionano proprio come dispositivi occupanti spazio e quindi aumentano il senso di sazietà precoce e aiutano nella perdita del peso. Sono dei dispositivi che in corso di un esame endoscopico che si chiama esofago-gastro-duodenoscopia consentono appunto di gonfiare una vera e propria bolla gastrica che può essere lasciata nello stomaco per un periodo variabile dai 6-10 mesi, dopodiché devono essere rimossi. Naturalmente sono dei dispositivi che, come dicevo, aumentano il senso di sazietà e aiutano a sostenere il regime dietetico che il paziente ha impostato da una nutrizionista. Sono dispositivi che hanno anche questo un'indicazione ben precisa e proprio per far capire come c'è una ampia variabilità di dispositivi e come l'endoscopia appunto aiuti nell'aumentare l'approccio al paziente obeso, i dispositivi di palloncini intragastrici hanno come indicazione tutti i pazienti che hanno un BMI superiore a 30 fino addirittura a un BMI superiore a 50. Esistono addirittura dei palloncini che hanno l'indicazione per il paziente che ha un BMI di 27. Ora, il 27 è un BMI che corrisponde al sovrappeso. Questo per far capire come i trattamenti endoscopici mini invasivi stanno poi volgendo l'attenzione
ad aiutare il paziente ad evitare di arrivare ad un'obesità severa e quindi a trattare sempre più il paziente con un BMI tra virgolette basso, ok? Tanto per aumentare, no, questa capacità di capire come l'interesse è per queste tecniche, considerate che addirittura esistono dei palloncini intrici che possono essere posizionati senza dover ricorrere a un esame endoscopico. Le proprie capsuline che il paziente ingerisce sono collegate a un cateterino che resta fuori dalla bocca dopo l'ingestione, che permette poi al medico, una volta verificata il corretto posizionamento in stomaco, di gonfiare questa bolla gastrica, che poi nel corso del tempo si biodegrada naturalmente e quindi viene poi espulsa per vie naturali senza nemmeno dover ricorrere al successivo esame endoscopico che normalmente serve a rimuovere questi palloncini. Ecco, dottoressa, lei prima però ci ha parlato anche di un'altra tecnica, e cioè la gastroplastica verticale endoscopica. Di che cosa si tratta? Allora, la gastroplastica verticale endoscopica è una procedura mini-invasiva che consente di eseguire una vera e propria sutura a tutto spessore della parete gastrica e quindi di ridurre volumetricamente lo stomaco, l'equivalente di un trattamento chirurgico a tutti gli effetti, solo che mentre nella chirurgia lo stomaco viene tagliato e poi ricucito, il trattamento endoscopico di gastroplastica verticale consente di apporre una sutura a tutto spessore su un organo che resta integro e quindi lo riduce volumetricamente. Naturalmente questa tecnica, rispetto ai palloncini intragastrici, ha una durata maggiore e un'efficacia altrettanto maggiore. Considerate che se con un palloncino la perdita del peso corporeo varia tra il 7 e il 10% nel corso della durata del posizionamento del pallone, in caso di gastroplastica verticale endoscopica la percentuale di perdita di peso che si attende varia tra il 20 e il 25%, quindi parliamo di una perdita di peso sicuramente maggiore. È una procedura a tutti gli effetti ripetibile e reversibile, e questa cosa in questo momento rappresenta il valore aggiunto di una tecnica di questo tipo. Perché? Perché l'obesità è purtroppo una patologia cronica recidivante. Cosa vuol dire cronica recidivante? Vuol dire che anche il paziente obeso che perde tantissimo peso nel corso della vita può purtroppo rendere i chili persi. Non necessariamente per colpa, diciamo così, del paziente stesso, ma proprio perché la patologia cela nel suo essere una cronicità e una, diciamo così, una può recidivare, ok? E tecniche come la gastroplastica verticale endoscopica, che nel corso del tempo, se necessario, possono essere ripetute, rappresentano in questo momento un valore aggiunto per il trattamento dell'obesità. Sì, certo. Quindi, dottoressa, per concludere, lei oggi ci ha parlato di diversi approcci. Abbiamo visto la dieta, i farmaci, l'endoscopia, fino ad arrivare anche alla chirurgia. Quindi, cosa consiglierebbe tra tutte queste opzioni ad un paziente obeso? Allora, il discorso è esattamente questo. Ovvero, i dati riguardo l'obesità sono dei dati drammatici. L'obesità è in drammatico aumento. Considerate che il 33% dei bambini è in sovrappeso o obeso, e di questi più del 50% arriva da adolescente mantenendolo di obesità o di sovrappeso. Quindi la frase famosa dimagrirà crescendo, la lascia il tempo che trova. Non solo, ma soltanto il 34% delle persone obese si riconosce come tale, e la maggior parte di queste, e parliamo di un valore superiore all'80%, fa il classico fai da te, fa da solo. Questi sono dati che non devono esistere, ed è il motivo che la nostra conversazione deve concludersi in questo modo, cioè l'obesità è una patologia complessa, multifattoriale, che richiede quindi un approccio disciplinare, dove la domanda che lei mi ha fatto non è facile, non si fa
in 3 secondi così, ma il paziente va studiato, va inquadrato, va valutato da più figure che siano in grado poi di indirizzare il paziente al percorso migliore per il paziente stesso, considerando tutte le caratteristiche del paziente. E quindi il mio consiglio è sempre quello, innanzitutto di non ricorrere al fai da te, di riconoscere sin da subito il problema del sovrappeso per evitare di arrivare a un'obesità patologica e di iniziare a specialisti che sono di avviare il paziente a un percorso multidisciplinare, in grado quindi di individuare il trattamento migliore per il paziente, che sia esso solo di dietoterapia, che sia anche di farmaci, piuttosto che di trattamenti aggiuntivi che spaziano dalla chirurgia all'endoscopia. Quindi il consiglio di oggi per tutte le persone che soffrono di sovrappeso è di rivolgersi ad uno specialista che lo possa avviare ad un trattamento di tipo multidisciplinare. È così, dottoressa? Assolutamente corretto. Io la ringrazio molto per questo messaggio e per le soluzioni di cui lei ci ha parlato per tutte le persone che soffrono di questa malattia seria che è l'obesità. Grazie, dottoressa, a presto. Grazie a voi, buonasera. Ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.